finanza lo Stato prevede la rimozione a carico dei privati quando appunto non sono gli stessi che se ne fanno carico. Stiamo procedendo ovviamente in grande sinergia con la Regione Lazio, che in questo momento finanzia questa attività, poi c'è l'autorità di bacino, il comune di Roma e Fiumicino. Noi come Guardia Costiera di Roma e anche l'autorità portuale nella parte terminale del fiume. È un'operazione importantissima, speriamo di avere quanto prima per i nostri figli un fiume Tevere, se non proprio balneabile, in qualche modo certamente ancora più biondo di quanto non lo fosse ai tempi dell'antica Roma. Il tema attuale dei rifiuti è un tema straordinariamente ormai presente nella coscienza di tutti noi e soprattutto anche le caratteristiche che i rifiuti hanno. Per esempio il rifiuto di oggi, cioè il relitto di oggi, costituisce un rifiuto speciale e particolarmente speciale perché si tratta di un'imbarcazione fatta in cemento e ferro. Quindi voi considerate la difficoltà non solo legata alla rimozione ma anche poi allo smaltimento di questo, del risultato diciamo di questo recupero. È un impegno enorme, lo dobbiamo certamente assolvere con la speranza che l'educazione all'ambiente, l'educazione al mare, l'educazione a tutto quello che è il giusto comportamento, al netto di vicende ambientali estreme come è stata allora la piena del fiume nel 2011, che in effetti poi ha prodotto buona parte di questi naufragi che oggi stiamo risolvendo. Continuiamo nelle procedure per la rimozione degli altri 17 relitti che sono stati individuati, con tempistiche che ovviamente cercheremo di rendere quanto più celeri possibili, sempre in questa grande operazione di sinergia istituzionale che si è determinata appunto tra i vari enti che a vario titolo hanno competenza sul fiume.